Si chiama Bob Paschke, è un ragazzino molto piccolo, che ha i capelli rossi, ci ricorda vagamente al maschile, pippi calze lunghe, il quale frequenta la scuola media. Il ragazzino è autistico, soffre di autismo, per colpa di questa patologia il piccolo non viene mai invitato alle feste di compleanno e mangia a pensare da solo a mensa. Fino a quando un giorno però sarebbe avvenuto qualcosa di inaspettato. Ci troviamo in Florida, scusate per lo sbadiglio, e come riporta un quotidiano inglese, la squadra di football della Florida State Seminoles è andata in visita alla scuola media di Bo. Il campione Travis Rudolph si è accorto che il ragazzino mangiava a tavola da solo. È proprio a quel punto che ha deciso egli stesso di sedersi vicino a lui e pranzare in sua compagnia. È stata scattata una foto del momento meraviglioso, lo scatto è stato condiviso centinaia di migliaia di volte. Un momento indimenticabile, ha detto la mamma di Bo. Un amico mi ha inviato questa bella foto e mi sta a piangere come una bambina. Mio figlio sembra non accorgersi del fatto che non viene mai inviato dai compagni, ma quando mi dice che ha mangiato da solo, sono molto triste. Boh, è sempre molto dolce con tutti, il gesto di Travis è davvero indimenticabile, avrebbe detto la mamma, contenta, soddisfatta e molto felice. Caro Travis, questo gesto ti rende veramente onore. Bene, complimenti dunque a te, iscrivetevi, un saluto.